Benvenuti al Giardino dei Giusti. Questo video vi racconterà azioni e scelte di persone esemplari. Guardiamoli insieme e poi volate a scoprire gli altri QR code presenti sui cippi. Irina Chandler, infermiera e assistente sociale polacca, salvò circa 2500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia. Irina Chandler nasce a Varsavia il 15 febbraio 1910 da una famiglia cattolica di tradizione socialista. Da piccola trascorre molto tempo con i suoi coetanei di origine ebraica ed impara a parlare Yiddish, la loro lingua. L'esempio del padre, che era medico, la sprona a prendersi cura dei più deboli, soprattutto ebrei. Quando, a causa del tifo, il genitore muore, Irena ha soli 7 anni. La comunità ebraica, in segno di gratitudine, le offre un sussidio che le consente di studiare fino all'università, dove si impegna nello studio e nella lotta alla discriminazione degli ebrei. Allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, Irena ha 29 anni e lavora come assistente sociale. Insieme ad altri, si impegna per procurare passaporti falsi alle famiglie ebraiche. A Varsavia viene recintato il ghetto e quasi 400.000 ebrei sono costretti a vivere con poco cibo, scarsità di igiene e medicine. Si diffonde il tifo insieme ad altre epidemie. Nel 1942 Irina sceglie di entrare nella resistenza polacca, dove prende il nome di Jolanta e ha l'incarico di salvare i bambini ebrei. La qualifica di assistente sociale le permette di entrare nel ghetto per controllare che l'epidemia non si diffonda e individuare chi presenta i sintomi. Con questa giustificazione porta in salvo molti bambini. In accordo con i genitori, somministra ai piccoli dei sonniferi perché non insospettiscono le guardie con il loro pianto. Li nasconde poi nelle cassette degli attrezzi e li copre con i sacchi. I suoi cani sono addestrati ad abbaiare i nazisti che si avvicinano per i controlli. Arrivati fuori dal ghetto, i bambini ricevono documenti falsi e vengono affidati a famiglie cattoliche o a conventi religiosi. Irena annota i nomi veri dei bambini accanto a quelli falsi. Mette i fogli in barattoli che seppellisce sotto un albero in giardino, sperando di poter riunire le famiglie alla fine della guerra. Nel 1943 viene arrestata dalla Gestapo. Anche se torturata, non confessa il suo segreto. La resistenza polacca riesce a salvarla, ma è costretta a rimanere nascosta fino alla fine della guerra. Tornata la pace, affida gli elenchi ai volontari della resistenza, che riescono a rintracciare 2000 bambini, anche se gran parte di loro hanno perso la famiglia d'origine. Irena ha continuato a lavorare presso i servizi sociali di Varsavia. Non tutto è stato facile, perché nel suo paese è sempre stata considerata una sovversiva. Nel 1965 viene proclamata dallo Yad Vashem di Gerusalemme giusta tra le nazioni. La sua storia
è stata diffusa da un insegnante americano, che ne ha fatto un'opera teatrale intitolata La vita in un barattolo, che è stata replicata quasi in tutto il mondo. Irina Sendler è morta il 12 maggio 2008 a Varsavia. La sua è una grande testimonianza di coraggio, accoglienza e rispetto per tutti.